Posso? Prego. Dopo la devo rimettere lì. C'è tutto calcolato. Bravo. Ah, siccome l'anno scorso ho portato bene a prenderla, è andata bene. Ah, giustamente io dovevo prendere questa sola. Ah, va bene. Allora, grandissima soddisfazione, non solo perché siamo venuti a vincere a casa della capolista, ma grandissima soddisfazione perché abbiamo condotto la partita dall'inizio alla fine, abbiamo difeso come non mai, scegliendo chi fare tirare e soprattutto nei momenti difficili in cui Verona è tornata sotto, abbiamo sbagliato qualche tiro ma non abbiamo smesso di difendere. La chiave, secondo me, come dice giustamente il mio vice Andrea Locardi, è nei rimbalzi, dove non siamo andati sotto perché è 38-36 il computo finale, e quindi in una partita dove tutte e due le squadre sbagliano da tre punti, perché comunque il conto è Verona 33% e noi il 34%, quindi la percentuale del tiro da tre si va a pareggiare, è logico che il 9 su 18 di Verona ai tiri liberi non si può non guardare. Però credo che oggi la mia squadra meriti un grande applauso, dei grandi complimenti, perché non è da tutti venire a vincere qua. Poi va bene l'assenza di Hansbrook, però Verona aveva dimostrato ampiamente di essere una squadra competitiva anche senza uno o due americani. Quindi bravi ai ragazzi, a tutti, bravi allo staff che li ha messi, abbiamo avuto qualche acciacco in settimana, li ha messi in condizione di performare al meglio oggi. Sono contento della parte difensiva, perché la parte che mi preme di più è all'inizio della stagione, nelle prime 5 partite non eravamo riusciti a farle vedere, dalla sesta abbiamo cambiato un po' registro, sono contento di questa parte. Però da martedì mattina siamo in palestra, perché sabato sera in casa nostra arriva Ferrara, che tutti hanno visto su Sport Italia essere una squadra veramente, veramente temibile. Sì, ma se te lo dico, no, magari te lo dico, però per il ritorno poi devo cambiare. Allora, abbiamo cercato di togliere più pick and roll possibili, perché comunque Verona è una squadra che sa leggere, che sa passarsi la palla, che vuole passarsi la palla perché ha delle mani importanti. Volevamo evitare il più possibile il post up di Rosselli. Credo che, a parte un canestro facile, ci siamo riusciti. Volevamo evitare di raddoppiarlo subito dall'inizio, sapendo che però durante la partita questo sarebbe potuto accadere, perché è un giocatore che, come ha dimostrato nella tripla, uscendo dal time out, andando a giocare da 4, con Molinaro che comunque gliela contesta perché la mano è nella faccia, ha dimostrato di essere un giocatore che nei momenti caldi si prende la squadra in mano. Quindi volevamo evitare il post-up troppo aggressivo di Rosselli, ci siamo riusciti. E poi l'ultima chiave era rompere il sistema di Verona, che vuole giocare giustamente con le proprie armi, una pericolosità diffusa, tanti giocatori. Abbiamo provato a fare questo e ci è riuscito, perché ok, il 9 su 18 è liberi, io sono sempre uno che tende a non festeggiare troppo quando la sua squadra vince, però oggi bisogna dirlo, siamo stati bravi, e quando bisogna dire bravi, poi il 9-18 di Verona ai liberi siamo stati anche fortunati, ma penso che te la devi conquistare la fortuna. C'è tanto Ceccarelli in questa vittoria? No. Ok, scusami. Allora, di Verona io non parlo, sì, perché certo. Quello che se prendi Jazz, sì, sai cosa fa Jazz. Non puoi, cioè, quando l'abbiamo acquistato, abbiamo detto è stato l'ultimo acquisto a completare la squadra. Abbiamo
parlato telefonicamente con tutti e ho detto: guarda che prendiamo Ferguson, cioè non pensiamo che poi gli dobbiamo chiedere passa la palla, one man show in questo momento. Io capisco quello che dici tu, che sia one man show, io capisco, però è una cosa voluta, accettata da tutta la squadra, che di quei vantaggi che lui crea e non sempre riesce a finalizzare vive. Ti devo dire una cosa, nelle prime 5 partite, dalla sesta in poi, facciamo nelle prime 3-4, non ci siamo fatti trovare pronti quando Jazz la muoveva, ma non ce la siamo neanche passata con troppa volontà. Invece ultimamente vedo che accettiamo il fatto che Jazz sia il nostro leader offensivo e che lui crei i vantaggi, ma poi non ci fermiamo a il primo tiro buono, ma andiamo a cercare il tiro migliore. E questo credo che oggi si sia visto, perché abbiamo tirato una marea di tiri aperti dopo comunque aver creato e aver mantenuto un vantaggio. Spero di aver risposto alla tua domanda. Grazie. Altro? Grazie. Grazie. Buona serata. Grazie.